Il progetto che avevi in mente si sta concretizzando, perché tu è un po', insomma, che pensi a un'agenzia che sia una sorta di joint venture con più realtà e competenze per appropriarsi del nuovo, soprattutto per offrire un servizio che sia, chiamiamolo, completo al cliente, in ottica della consulenza totale. Sì, diciamo che fino a qualche anno fa, avere delle competenze tipo strategico creativo non creava delle grandi barriere verso, come dire, l'ampliamento della portata professionale verso altre attività, bilò, eventi, eccetera, perché in qualche modo c'erano delle competenze che erano facilmente aggregabili o estendibili. Il digitale, per la verità, ha creato una vera frattura culturale rispetto al passato e, come dire, ha imposto in qualche modo il superamento di questa frattura, di questa barriera attraverso l'aggregazione di competenze. Quindi il nostro progetto va in questa direzione, fare in modo che non ci sia una fuga in solitaria oppure un presidio parziale di quello che sono i bisogni delle aziende. E soprattutto avete preferito, insomma, prima fare i fatti e poi le parole, perché oggi annunciamo questa nuova partnership, definiamola così, con Van Gogh, ma in realtà voi siete all'opera già da 6 mesi, sono già nati i primi due progetti, il sito per BIC, per i 60 anni di BIC, ma anche North Sail, e quindi, insomma, collaudata. Sì, collaudata e devo dire sotto forma di bell'investimento, perché tutte e due erano progetti che erano già in qualche modo in carico all'agenzia, sul quale abbiamo fatto una scelta di alzare l'asticella delle ambizioni, della qualità professionale, dello spessore e soprattutto della creazione delle prospettive di questi due progetti. Fare in modo che non siano dei progetti che nascono e si concludano, ma che nascono per tracciare la strada. Sarebbe comodo chiedere a lui perché ha scelto proprio voi o vi siete scelti, ma lo chiedo a te per metterti in imbarazzo, no? Scherzo, nel senso, non è chi si loda si imbroda, ma secondo te cos'è che avete di differente o di più nel mercato quando si parla di digital? Beh, prima di tutto le cose che ci accomunano sono i valori, la ricerca della perfezione, questa voglia, questa capacità di migliorarsi sempre. Cosa ci distingue? Ci distingue questa capacità di saper mixare con passione questa differente estrazione, per noi un po' più tecnologica e digitale, per zero più strategica. Quindi io dico spesso che zero è stata ed è per noi l'argine che permette alla nostra strabordante creatività di non esondare, di prendere la giusta direzione. Uso ancora il termine strategica perché abbiamo trovato in loro la grande capacità di essere al di sopra di un progetto, essere al di sopra della creatività, quindi usare la strategia per arrivare ad offrire un progetto molto più ampio al cliente. Ed è quello che stiamo facendo insieme su diversi clienti. Però ecco, anche parlando di voi, forse non è così percepito in Italia quanto state facendo nel web. Ad esempio, nei prossimi Webby Awards, che mi sembra siano venerdì o giù di lì, siete l'unico italiano, tra l'altro tra i primi cinque, no? Verrete poi giudicati sia dal pubblico che dalla giuria competente con il lavoro fatto per Vespa. E non solo, al vostro interno avete un team in cui forse, insomma, i connazionali sono pochissimi, ma passiamo dal Brasile all'India. Quindi una realtà anche dinamica che vorrebbe un po' alzare l'asticella verso l'alto. Certo, c'è un team, direi, equilibrato tra persone che provengono dall'estero e persone italiane, un team internazionale per scelta e per logica, perché il web è internazionale, non può essere italiano, un team che ci ha permesso, grazie al progetto Vespa, di essere tra i primi 5 su oltre 15.000 progetti presentati al Webby Awards, che è considerato l'Oscar del web. Noi col progetto Vespa siamo tra i primi 5, il 28 terminano le votazioni e il 3 maggio sapremo se verrà premiato e verremo premiati con il progetto Vespa. È un progetto molto interessante e Piaggio ha creduto nelle nostre qualità, nella nostra distintività, nella nostra capacità di essere diversi, saper proporre qualcosa che è per noi avere uno sguardo diverso sul mondo, in questo caso il mondo del web. Ma cos'è oggi il web? Insomma, com'è secondo te il giusto modo di vederlo all'interno poi di una strategia, di un brand, di un'azienda? Beh, ora il web è tante cose, si parla spesso di social media, non è solo social media, si parla di HTML5, di iPad, non è solo quello, è sempre più mobile, è un sacco di cose il web e ci sono specializzazioni in ogni ambito. Noi siamo bravi, molto bravi a fare una certa cosa, non siamo bravi a fare tutto, quindi il web ha bisogno di specializzazioni.
web però è anche vero che sembra più gestito oggi dalle aziende italiane, almeno parlo o dei lavori insomma, che si vedono in Italia, come rapporto mordi e fuggi con l'agenzia, che va molto contro invece la tua visione, che è quella di una collaborazione di lungo. Non pensi che anche questa partnership ti possa portare insomma in una via che non era quella da te pensata? Beh, diciamo che il digitale, essendo una disciplina, un'area, un segmento, la metà mela più nuova, più recente, in qualche modo sta permettendo alle aziende di conoscere il mondo del digitale e facendo esperienza. Ovviamente c'è un po' di pionierismo e quindi c'è ancora una fase un po' sperimentale e quindi credo che oggi le aziende stiano facendo quello che è successo nei decenni precedenti nella relazione con le agenzie. Devono fare un passaggio culturale dalla decisione di acquistare un progetto alla decisione di portarsi in casa attraverso delle consulenze le capacità di visione strategica, creativa, di capacità di abbracciare il pensiero che è sempre meno diviso tra l'off e l'online, è sempre più integrato, è sempre più trasversale. Quindi diciamo che questo esercizio sicuramente ci permetterà di fidelizzare dei clienti che devono in qualche modo passare dalla fase del compro l'idea al mi porto a casa il consulente che è in grado di farmi la consulenza a 360 gradi. E rispetto alla logica delle gare, che insomma eri sempre stato un po' distaccato, almeno facciamo solo quelle giuste, continui a credere sia insomma l'obiettivo, oppure magari questa partnership vi porterà ad essere più attivi anche sul fronte delle competizioni? Ma io continuo a pensare che le aziende potrebbero sceglierci in qualche modo chiedendoci la prova d'amore, cioè chiedendoci di provare la capacità della nostra unione. Se insieme ci chiedi di far vedere che cosa sarebbe ciò che ti restituiamo dopo aver ricevuto un input, io ti faccio vedere che riceverai molto come restituzione. Credo che sia molto più serio e molto più profondo rispetto a non chiedere la stessa cosa a 3-4 strutture verso le quali dovrai in qualche modo fermarti un po' in superficie, perché non puoi investire tanto tempo con ciascuno di loro, perché il tempo è sempre di meno, hai bisogno di centellinarlo, e se con ciascuno di loro devi fare delle verifiche, con ciascuno di loro ti fermerai in superficie. Cerca di scegliere invece la chimica dei tuoi consulenti, delle tue agenzie. Se scegli la chimica, poi con questa puoi andare in profondità. Se il progetto in qualche modo ti avrà convinto, la consulenza ti avrà convinto, si va avanti. Se no, non c'è problema, cioè nessuno ti chiede di sposarti preventivamente. Andiamo pure verso la prova d'amore, ma una. Cioè non è che se tu devi sceglierti un fidanzato o una fidanzata, dici vabbè, allora ce ne sono 3, faccio l'amore con tutte e 3, poi con quella che mi piace di più mi fidanzo. L'anno dopo lo ripeto. Ecco sostanzialmente questo. Il dramma poi questo è molto, credo che sia molto superficiale. Ma secondo te è possibile, ad esempio, riuscire anche grazie alla vostra unione, no? A cambiare la mentalità dell'azienda? Perché so che anche voi come agenzia, la vostra anima perlomeno online, soffre un po' di questo bisogno di gare ogni anno, di progetti mordi e fuggi, perché non permettono probabilmente pianificazioni e visioni di lungo. In questa unione vedi la possibilità, cioè, di agire insieme per far cambiare le mentalità in tal senso? Sarebbe bello, è un compito molto ambizioso. Potrebbe esserci questa possibilità, potrebbe essere interessante instaurare una relazione tale con il cliente per cui diventa inutile fare una gara l'anno successivo. Con Piaggio è capitato, noi siamo l'agenzia web di Piaggio, con Piaggio è capitato, sta capitando con altri clienti, quindi è importante far percepire al cliente che l'agenzia con cui si relaziona, i consulenti con cui si relazionano sono in grado di rispondere ogni anno e sempre meglio alle richieste del mercato e del cliente stesso. Mi piacerebbe chiedervi se ci sono già dei nuovi clienti che avete approcciato, dei nuovi progetti, ma so che molto pragmaticamente preferite prima far vedere i lavori e poi annunciare insomma la pelle dell'orso, meglio prima averli sparato. Qualcosa però in che ambiti vi state muovendo, settori, oppure insomma come farete New Business da oggi?
Diciamo che intanto attraverso una pianificazione strutturale della nostra capacità di creare valore aggiunto. Nel settore delle agenzie, come dire, cosiddette di tipo strategico più tradizionale, in qualche modo è sempre più necessario o è sempre più consistente la domanda di attualizzazione della piattaforma del valore di marca in uno scenario, come dire, competitivo, di media, di relazioni, di tipo sociale, che è completamente in piena evoluzione. Quindi il mestiere del comunicatore deve cambiare in funzione di una società che cambia. Questo impone alle aziende e alle agenzie di intercettare questo bisogno di cambiamento attraverso una dotazione di competenze interne che sia decisamente più ricca, più ampia, più articolata. Spesso quindi a noi capita di ricevere delle richieste di attualizzazione della piattaforma di marca che includono o addirittura partono da progetti digitali. Che però non vuol dire che si esauriscano lì, ma quello deve essere un punto fondante o addirittura il punto di partenza di un progetto destinato a durare nel tempo. Questo ovviamente mette insieme le competenze nostre e di Van Gogh, che sono delle competenze di tipo strategico e creativo, però non basta perché questo mestiere è un mestiere in fortissima evoluzione, in fortissima trasformazione, dove la tecnologia cambia ogni giorno, dove i servizi di marketing cambiano ogni giorno. Quindi noi comunque pensiamo a un modello federale di agenzia dove le competenze di tipo professionale siano innestate su dei modelli di tipo imprenditoriale e che includano piattaforma di tipo di infrastruttura tecnologica e servizi di web marketing. Una volta che avremo, e pensiamo di essere in buona addirittura d'arrivo da questo punto di vista, individuato i partner giusti, pensiamo di avere a questo punto il bouquet ottimale per essere perfettamente performanti ed eccellenti in tutto ciò che oggi viene richiesto a un'agenzia di nuovissima generazione.